Perché è mancato l'accordo a Roseto tra PD e Movimento 5 Stelle per le comunali? Mancato l'accordo qui come altrove, perché evidentemente il dialogo ha portato un frutto, ha portato dei frutti, il frutto di un'intesa. Ma da questo punto di vista, voglio dire, il Movimento 5 Stelle ha assunto una posizione molto chiara e lineare. Quando c'è la possibilità di condividere un progetto, degli obiettivi, massima disponibilità. Quando per varie ragioni, che sono le più varie, variano da città a città, questo non è stato possibile, il Movimento 5 Stelle dà la priorità alla concretezza e solidità del progetto politico. E quindi si va anche da soli, a costo anche, come dire, di essere meno competitivi, perché è chiaro che delle volte quando c'è un'intesa si può essere più competitivi, ma delle volte si può essere anche più competitivi da soli. Quello che diamo, a cui diamo sempre importanza, è la solidità della proposta, del progetto da presentare ai cittadini, nell'interesse dei cittadini. Io mi aspetto assolutamente da questa tornata elettorale, voi lo sapete, l'ho chiamata il tempo della semina, perché il nuovo corso è appena partito, è un nuovo corso che adesso sta dispiegando tutti i suoi effetti, stiamo costituendo gli organi interni, salutiamo il nuovo comitato di garanzia, abbiamo integrato il collegio dei provviviri. Fra un po' adesso partiranno anche dopo questa tornata, che ovviamente in questo momento sono pienamente impegnato, dopo questa tornata elettorale partirà anche il nuovo organigramma per quanto riguarda la filiera politica e non di garanzia statutaria, ma al di là degli organi statutari il tema è che per realizzare questo nuovo corso bisogna partire dall'ascolto dei cittadini, bisogna riossigenare, dico io, il Movimento 5 Stelle, la politica intera deve riossigenarsi, e per fare questo si deve fare in mezzo a loro, ascoltando i loro bisogni, stando qui, parlando, confrontandosi. E anche la ragione per cui non chiamo questo un tour elettorale, non è un tour che nasce per una scadenza elettorale, è un tour che nasce dalla necessità di ripartire dai territori, di guardare negli occhi delle persone.